Improvvisamente uno dei bambini più vicini a me si è avvicinato e mi ha tirato la manica e mi ha detto: tu hai arrestato papà, ti posso abbracciare? All'interno del territorio la compagnia ha avviato una serie di interlocuzioni con le diverse realtà. Una di queste è con la chiesa all'interno del Parco Verde che ha come parroco Don Maurizio. Un mercoledì mattina Don Maurizio mi chiama e mi chiede se potevo passare per poter salutare i bambini del campo estivo, e in quell'occasione ho avuto modo di incontrare questa marea di bambini. Ci siamo seduti e hanno iniziato a farmi una serie di domande sulla legalità, se è difficile essere un carabiniere. Un altro mi ha chiesto quanto sono alto, e improvvisamente uno dei bambini più vicini a me si è avvicinato e mi ha tirato la manica e mi ha detto: tu hai arrestato papà, ti posso abbracciare? Io sono rimasto all'inizio spiazzato, ci siamo guardati con Don Maurizio che era seduto accanto a me, e ho detto: certo, siediti. Non è la prima volta che incontro bambini a cui abbiamo arrestato i genitori. La cosa che mi ha colpito in questo caso è stata la bontà con cui il bambino ha voluto interagire con me. Dall'1 luglio 2022 le attività di contatto con il territorio sono state innumerevoli, quindi si è puntato non solo sulla repressione, ma soprattutto al contatto con il territorio per poter ridare e riconsegnare la città di Caivano ai cittadini. A Caivano ho trovato gratitudine nei confronti dei carabinieri. La città è piena di persone squisite, ci ringraziano quotidianamente dell'attività che svolgiamo sul territorio. Gente normalissima che cerca di vivere la quotidianità, e spesso non riescono per via delle situazioni che ci sono. Si è continuato sul solco della tenenza, si riesce a garantire la presenza H24 all'interno del territorio e in particolar modo una presenza costante nel parco, all'interno del Parco Verde. All'interno del territorio della compagnia di Caivano vi sono diverse realtà e abbiamo un tipo di criminalità comune e di tipo organizzato. Quindi per organizzare intendiamo clan che tra di loro si strutturano e si organizzano all'interno di un dato territorio, mentre per criminalità comune intendiamo il singolo soggetto che per esempio può effettuare una rapina o un furto. Il contatto col territorio e l'interazione con le diverse figure istituzionali sta giovando alla zona di Napoli Nord. Sicuramente continuare su questo percorso con questa costante interazione può essere la strada maestra.